io penso che se ci sia un politico o un tecnico, un funzionario della pubblica amministrazione corrotto, sì, esso debba essere condannato in un tempo ragionevole. Se non si dimostra che è corrotto, non si può tenerlo sotto processo per 20 anni. Esatto. Questo mi sembra evidente, ma questo per un sistema di correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini. Lo stesso sistema di correttezza e trasparente che il cittadino pretende quando uno ti viene a rubare in casa e non finisce in galera, perché questo succede col Partito Democratico. Ma questo è quello che sta succedendo in questi anni di governo. Non vuoi essere interrotta, io non voglio essere interrotta. Va bene, la interrompo io. No, che possa, ci sono molti indagati anche del PD. L'ultima cosa, che però non si dimettono, l'ultima cosa la voglio dire, dice Lupi, che riguarda il decreto delle banche. Allora, sul decreto delle banche succede una cosa stranissima, succede che c'è un presidente del Consiglio che annuncia un decreto che influenza il mercato borsistico 5 giorni prima di approvarlo e c'è qualcuno che in borsa specula per 10 milioni di euro. Questa è una risposta che la gente vuole avere.